Ve l'ho già detto che avete la memoria corta? Era agosto del 2020 quando nel mio primo video sull'argomento attuale ad un certo punto vi facevo vedere questo filmato. È un laboratorio in India, igienico, sterile, che produceva l'oggetto del desiderio perché da noi non si trovava. Come potete vedere non sono io che ve la racconto, A me piace parlare con immagini veritiere e non manipolate. E non si può nemmeno dire che potrebbe essere di un periodo qualsiasi o di un anno qualsiasi, perché l'autore ci ha mostrato chiaramente che era la produzione a pieno regime del 22 febbraio 2020. Cioè proprio all'inizio del coso, che si cosava nelle cose in tutte le case, la panda, la propaganda, la papparapanda, quella cosa lì. Già allora dicevo, non so se sono proprio queste, ma quelle da qualche parte sono andate, E chi mi assicura che una non sia proprio questa qui? Nessuno ha saputo rispondere, nemmeno gli pseudo bufalari che hanno preferito parlare della libreria o della camicia. Bene, oggi ne abbiamo tante, ormai te le danno come resto quando compri le sigarette. Oggi invece, dopo un anno dall'inizio della parapanda... L'ho detto apposta perché adesso gli pseudo bufalari sono subito corsi a scrivere: non è vero che le danno come resto quando compri le sigarette! Notizia falsa! Fuori contesto! Brufala! La brufala è molto peggio della notizia falsa perché è il brufolo della bufala, capito? Fate finta di niente, cos'è che stavamo dicendo? Ah, oggi invece, dopo un anno dall'inizio della parapanda, di che cosa si parla? Qual è l'oggetto principe che spopola sulle prime pagine di giornali e telegiornali? Questo. Adesso è lui che ha rubato la scena a lei. Lui è diventato più popolare dello spinner e del cubo di Rubik. Cioè, è quello strumento che viene ravanato nel naso e poi vi dice se siete buoni o cattivi. E per farlo, moltiplicano i cicli di amplificazione di 45 volte su un massimo di 30. Che se avete studiato la matematica, saprete che il 45 sta nel 30, perfettamente stretto, ma ce lo fanno stare, quando gli pare. E vanno eseguiti in un ambiente igienico, non sulla strada, in una fila di automobili col motore acceso, addirittura arrivando vestiti da guerra nucleare ma con il tampone in mano già aperto, o fatti da chiunque con un corso accelerato, o che magari si fuma una sigaretta con l'altra mano. E gli pseudo bufalari che adesso scriveranno: non è vero che si fumano una sigaretta con l'altra mano, disinformatore che non sei. Sì, vabbè, dai, dagliela che vadano a giocare al piccolo detective, che qui avrai un po' da fare, dai. Quindi dicevamo, mentre in questo laboratorio igienico producevano queste, secondo voi dove li producono questi? Beh, logicamente per mantenere la catena dell'igiene sullo stesso livello direi che siamo in linea e potete stare tranquilli, no? E come avevo già detto, non so se è proprio questo, ma quelli da qualche parte sono andati, eh? E chi mi assicura che uno non sia proprio questo qui? Considerando i tempi in cui stiamo vivendo, beh, io qualche dubbio me lo metto, eh? Quando poi vieni a sapere che per colpa di quelli difettati stravolgi la vita di 43 persone e delle loro famiglie, o addirittura di 70 persone e le loro famiglie, non so come fate a dormire tranquilli. Poi ne saltano fuori altre difettose, e poi altre ancora difettose, e poi altre ancora difettose. In Spagna 58.000 kit difettosi. Si interrogano se è un errore umano o un guasto, che ci sono casi rari ma possibili, e che anche quelli che stanno particolarmente attenti inspiegabilmente rimangono contagiati. Io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. E allora mi chiedo, come mai di questo abbiamo la tracciabilità con il giorno, l'ora, la città, il campo, il pollaio, il contadino, la gallina, le amiche della gallina, la firma del gallo, l'ora della covata e, ops, anche qualcosa di più intimo? Di queste si sa solo luogo di produzione, mondo.